A Pagani, nel Salernitano, alle prime luci dell'alba, i carabinieri del comando provinciale di Salerno, nel corso di un'operazione coordinata dal procuratore della Repubblica Franco Roberti, hanno arrestato insieme ad altre 6 persone il consigliere regionale del PDL Alberico Gambino, con l'accusa di concussione in concorso e associazione per delinquere finalizzata allo scambio elettorale politico-mafioso. Per tutti l'accusa di agevolare gli scopi criminosi del clan Fezza d'Auria Petrosino, molto attivo nell'agro nocerino sarnese. Gambino, tempo fa sindaco di Pagani, insieme al consigliere comunale del PDL Santilli, all'architetto De Palma, al presidente della Paganese Calcio Trapani e al vicepresidente Marrazzo e ad Antonio e Michele Petrosino d'Auria, avrebbe creato, secondo l'accusa, un sistema di gestione della pubblica amministrazione al fine di controllare le attività economiche ed imprenditoriali della zona. Le indagini della procura di Salerno, supportate da un quadro probatorio completo fatto di dichiarazioni delle vittime, di intercettazioni telefoniche ed ambientali, hanno permesso così di accertare l'esistenza di un cartello mafioso in grado di imporre a Pagani e nei comuni limitrofi il pieno controllo del clan Fezza d'Auria Petrosino su tutte le attività del territorio.